Allora, Pistolesi, terza campagna elettorale dopo la prima candidatura a sindaco di 5 anni fa, arrivano le regionali, adesso la terza campagna elettorale in competizione nuovamente per la sindacatura qui a Bagnaregalo. Nuovo entusiasmo o l'esperienza aiuterà questa nuova campagna elettorale? C'è sempre, grazie intanto di esserci, sempre presente e di rappresentare alla cittadinanza quelle che sono tutte le dinamiche economiche, sociali e politiche del territorio. Sì, terza esperienza, naturalmente grande entusiasmo, ma sperando di poter costruire un nuovo, come dicevo prima, progetto politico, civico, che possa rappresentare quell'idea che è alla base della mia scelta civica di poter rappresentare il Paese. Quindi, come dicevi tu, è la terza esperienza, vediamo, parleremo alla cittadinanza come sempre, nelle piazze, nei rioni, nelle frazioni, e poi sarà il Paese a determinare democraticamente la propria scelta. Ecco, Coalizione Civica raccoglie 5 gruppi, e c'è ancora possibilità di aggregare altri soggetti? Ti ringrazio per questa domanda, che è una di quelle che più ho a cuore, grazie. Non c'è, ripeto, nessun tavolo apparecchiato, non ci sono deleghe, incarichi e ruoli assegnati, ma c'è un confronto continuo con singoli, donne e uomini che si stanno approcciando sempre più a tutti noi, che mi contattano e con i quali io mi confronto. Lo stesso per le associazioni ancora presenti nel territorio, noi siamo aperti, io ho dei confronti con altre associazioni che sono sul territorio e che stanno rappresentando al meglio le tematiche di Bagnara, e quindi siamo apertissimi perché, ripeto, non c'è nulla di assegnato, e ci mancherebbe pure, sarebbe una mancanza di rispetto. Quindi chiunque può entrare, può determinare, può partecipare e può essere protagonista di questo progetto. Ecco, rispetto a 5 anni fa, quali sono gli elementi di novità che danno ad Adone Pistolesi, diciamo, lo spunto, la possibilità o la speranza di poter vincere queste elezioni? E allora, intanto c'è un approccio differente. Nelle elezioni del 2017 fu un qualcosa che nacque solo dal basso e praticamente si concretizzò negli ultimi giorni. Qua c'è un lavoro di anni, di esperienza che via via è maturata, ma naturalmente non bastava assolutamente questo, perché tu, come sai molto meglio di me, c'è bisogno di ulteriori competenze, conoscenze sulle problematiche. Quindi l'approccio nuovo di questo nuovo progetto politico, che è esclusivamente civico, è quello di rapportarsi con tutte le realtà, con le professioni che ci sono presenti nel territorio, sperando che sempre più gente, sempre più professionisti, commercianti, operatori e cittadini naturalmente si abbiano ad appassionare di un percorso dove tutti dobbiamo essere partecipi e condividere insieme questo nuovo progetto politico. Ecco, a parte il Partito Democratico, che è in formazione, insomma, si stanno organizzando, il centrodestra però sta cercando di mettere assieme tutte le anime di quest'area politica che la volta scorsa, diciamo, alle ultime elezioni erano un po' sparse nelle varie coalizione. Un commento su quanto si sta facendo dall'altra parte? Ma io, con grande rispetto, come ho detto, del Partito Democratico, lo dico anche di tutti gli altri partiti. L'approccio, ripeto, non è né ideologico e né partitico. Il segretario Impecutore ha parlato di vecchio che si sta mettendo assieme. Ma questo, naturalmente, io non entro in merito delle parole che dicono gli altri, le rispetto, ne prendo atto, ma sarà poi il nuovo partito eventualmente a rappresentare quello che per ora è stato solamente anticipato. Ma ripeto, e ci tengo a che questo messaggio esca fuori con questa intervista e con altre opportunità che mi darete, il nostro è un progetto civico, e come è stato nel 2017, tutte le sensibilità delle persone per bene, che hanno pari dignità di essere rappresentate, possono trovare
il loro ruolo ed essere protagonisti in questo nuovo progetto civico della coalizione che un domani rappresenterò. Quindi massima apertura davanti alle problematiche, in un approccio dove, e ci tengo e l'ho detto anche in altre occasioni, dovranno essere conflitti di interessi. Chi si mette a fare politica deve mettere da parte i propri legittimi interessi, che fa da cittadino, da commerciante, da operatore, da libero professionista. Chi si mette a rappresentare il Paese deve mettere solo il Paese al centro della propria azione politica. Carlo Toscano, nella mia città, ha deciso di sposare questo progetto di Adone Pistolesi e della coalizione civica. Perché? Perché è la scelta giusta, è la strada da intraprendere, quella del cambiamento, del rinnovamento, della novità. E questa coalizione rappresenta tutto questo, per le persone che la compongono, per le idee che la sostengono e per i progetti che sono in campo. Ecco, vi siete occupati di tante tematiche in questi anni, dalla discarica di Melecucca, insomma, all'ambiente, a tante altre cose. Ecco, porterete queste tematiche al tavolo di questa coalizione? Certamente, ma non solo. La nostra comunità purtroppo è una comunità in crisi, lo vediamo tutti i giorni, quotidianamente. Il nostro obiettivo è quello di far crescere adeguatamente la qualità della vita sociale all'interno della cittadina, e quindi ci impegneremo non soltanto sul tema dell'ambiente, ma anche su quello della cultura, dell'economia e della società in generale. Emanuele Gioffrè, Bagnara Aperta, che ha già sostenuto la prima campagna elettorale di Adone Pistolesi, che possiamo definire un po' l'anima giovane di questa coalizione. Ecco, seconda campagna elettorale, uno spirito nuovo. Sì, noi come hai detto abbiamo già sostenuto 5 anni fa Adone Pistolesi nella sua avventura con Rinascita per Bagnara, e durante questi 5 anni noi abbiamo continuato fuori dal Consiglio Comunale il nostro, diciamo, impegno politico, facendo opposizione, penso, costruttiva all'attuale amministrazione e dando anche tanti spunti, a volte purtroppo non ascoltati sempre. E sì, l'anima giovane, come ha detto il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno, penso che sia giusto quanto ha detto, nel senso che noi giovani non dobbiamo essere solo il futuro, ma anche il presente. Quindi è giusto che noi giovani ci interessiamo alla cosa pubblica, al nostro territorio, perché comunque non è una cosa che ci è distante, questo territorio è nostro e dobbiamo far sì, con le capacità, con le professionalità anche che abbiamo, di farlo crescere, provando a dare appunto un modo, diciamo, alternativo di amministrare, dando degli spunti, diciamo, che sono diciamo, molto intrinsechi nella nostra nuova generazione, come per esempio quello ambientale. E il nostro sostegno ad Adone Pistolesi è chiaro, e probabilmente esprimeremo anche dei candidati nella lista, e speriamo comunque che questa sia la volta buona per dare una nuova amministrazione a Bagnara che possa veramente far svoltare il Paese.